Siamo con Cristian Novelli, numero 16 dell'L Nettuno, undicesima vittoria consecutiva. Come si chiude questa prima parte di stagione e cosa ti aspetti dalla seconda? Beh, si chiude ovviamente nel migliore dei modi, come ci aspettavamo, anche se a dispetto del risultato. Comunque nella prima frazione la gara è stata molto, molto combattuta, infatti il risultato penso che nel primo tempo sia finito 2-0 e poi nel secondo abbiamo dilagato. E come abbiamo chiuso in bellezza il girone d'andata e ci aspettiamo nel girone di ritorno di fare altrettanto, se non meglio. Cos'è che è funzionato più del resto per arrivare a questo numero importante di punti e al primo posto in campionato in solitaria? Beh, in primis siamo un bel gruppo, ci aiutiamo sempre dal primo all'ultimo, mai una parola fuori posto nei confronti del compagno, del mister, del presidente, tutto, poi la società, non ci fa mancare nulla e viene tutto più facile così. Siamo qui con il mister del Flora, Cristini Paolo. Venivate da una vittoria importante contro il Soria. Loro venivano da 10 vittorie consecutive, eravate due squadre che erano bene a livello psicologico, ma il risultato racconta un'altra partita. Sì, vabbè, anche la classifica parlava diversamente, nel senso che comunque loro lo sapevamo e incontravamo una squadra comunque gagliarda, una squadra attrezzata per vincere il campionato, di ragazzi esperti, validi, per cui sapevamo che sarebbe stata difficile. E da parte nostra c'è stato anche un approccio positivo alla partita, con l'atteggiamento giusto. Diciamo che alla fine il punteggio probabilmente forse racconta una partita largamente squilibrata, anche se obiettivamente la partita l'ha fatta il Lele come c'era da aspettarsi. E noi abbiamo cercato di sfruttare magari qualche errore da parte loro e il campo aperto. Ci siamo riusciti solo in parte, soprattutto nel primo tempo, però il portiere Lograsso. Ci ha messo la manona quando è servito, per cui complimenti a loro, hanno fatto una grande partita. Oggi si chiude il primo girone d'andata e è tempo di bilanci. Cosa ha visto nei suoi ragazzi durante questo periodo che gli è piaciuto e cosa invece preferirebbe cambiare nella seconda parte? Allora, io come ho già detto anche ad altri, ho intrapreso un percorso insieme alla società di un rinnovamento, forse, credo, non conosco i dettagli delle altre squadre, ma dovremmo essere la rosa più giovane in assoluto. Oggi avevamo a referto 4 under 23 e un under 19, e per cui tante situazioni di campo ci vedono penalizzati anche per questo motivo. Alle volte è vero, c'è freschezza atletica, c'è entusiasmo, però magari manca quel pizzico di scaltrezza, quel pizzico di malizia in alcune situazioni che possono fare la differenza magari tra un gol preso e un gol fatto. Perfetto.